Il voyeurismo da spiaggia sbarca su internet. Marco Bariletti ci racconta cosa è accaduto a Catania e come ci si può difendere. Una webcam e lo spogliatoio della spiaggia pubblica di Catania si trasforma in un buco della serratura online. Donne nude, l'ossessione di un trentenne, un guardone scoperto e denunciato dalla polizia postale, pubblicava le foto rubate sul web e quando una ragazza si è ritrovata senza vestiti su internet è cominciata la caccia al voyeur del terzo millennio, che non spende nemmeno tanto. Ormai veramente la videosorveglianza è alla portata di tutti, con 500 euro si riesce ad avere un kit diciamo, abbastanza professionale. Un millimetro, l'obiettivo di questa telecamera è minuscolo. Questa la occultiamo tranquillamente in un qualsiasi oggetto, sì, è la più piccola che c'è sul mercato. Strumenti per investigatori privati o mariti gelosi, ma non solo. Clienti con dei vizi particolari le sono capitati? Sì. Hanno commissionato valigette 24 ore con microcamera occultata che riprendesse dal basso verso l'alto, sicuramente per riprendere le parti intime o penso sotto le gonne di donne. No? Ma niente paura, con 400 euro raggi infrarossi e radiofrequenze possono scovare microcamere nascoste. Per il vecchio buco della serratura invece la tecnologia non serve.